Buongiorno, buongiorno a tutti amici di Radio Carro, ben ritrovati, benvenuti, venerdì 5 marzo 2021. Volete sapere anche che ore sono, che ora comincio a registrare? Le 4:27 minuti esatti. Allora, strada bagnata oggi, è piovuto, ha fatto un po' di pioggia. Oggi, entro la giornata di oggi, temperature in ribasso e addirittura verso sera dovrebbe essere annunciata anche qualche fiocco di neve, qualche fioccherello di neve, insomma, forse dovrebbe essere l'ultima. I marinai la chiamano rimusaglia, praticamente, no? Sarebbe proprio le ultime parti, diciamo, dell'inverno, inteso come proprio freddo, gelo e quant'altro, anche se si racconta qua che per Santa Sofia è previsto un ultimo, lo chiamano per Santa Sofia, arriva l'ultimo freddo. Santa Sofia si trova più o meno verso, mi sembra, verso i primi di maggio addirittura. Quindi allora, cari ragazzi, come andiamo da voi? Che giornata è stata la giornata di ieri? Giornata particolare, perché vedete, ieri è stata un anno esatto da quando lo scorso anno, quindi è passato un anno esatto da quando sono state chiuse le scuole per via del Covid lo scorso anno. Ecco, quindi immaginatevi voi che tipo di situazione è passato un anno. Francamente non mi sembra che siamo chissà quanto avanti. Effettivamente, se ci avessero raccontato, io poi vi dico una cosa, ragazzi, un anno fa di questi tempi stavo combattendo con la maggior parte delle persone qua che non pensavano che la situazione potesse essere così grave, si immaginavano che fosse una non dico invenzione, ma più o meno un'esagerazione dei media italiani, quando poi dopo qua invece sappiamo come ai noi è andata a finire su tutto il resto del mondo. Proprio mi ricordo esattamente quando raccontai a mio suocero che andremo tutti in giro con le mascherine e i guanti, vedrai te. Mio suocero mi disse: ah, che sei sempre il solito esagerato, tendi sempre a disegnare lo scenario peggiore. Forse questa è una diciamo anomalia, no? Che io ho una deformazione professionale dovuta al fatto del mare, perché vedete, chi va in mare, chi è stato marinaio in ogni caso, chi vissuto il mare, è abituato per sua natura, almeno questo ci insegnavano, diciamo, alla scuola, oltre l'esperienza dei vecchi marinai, dei vecchi capitani, che quella chiaramente è la scuola più importante di tutti, ma devo dire anche chiaramente la scuola ci raccontavano sempre che
il mare si dice che 90 volte, 99 volte va bene a te, una volta va bene a lui, però quella volta che va bene a lui, praticamente vuol dire gli basta. Quindi cosa vuol dire con questo? Vuol dire che tu in mare devi sempre essere, devi sempre pensare alla cosa peggiore che ti può capitare. Perché? Perché quando succede praticamente non hai una seconda chance. Devi essere subito, immediatamente pronto a risolvere il problema. Quindi ogni qualvolta che si verifica una situazione davanti, uno dice ok, qual è la cosa peggiore che può capitare? Questa. Bene, allora noi dobbiamo cercare in tutti i modi di evitare il problema, di risolvere il problema prima che si verifichi. Ecco, forse è dovuta, diciamo, questa mia malformazione, diciamo, malformazione è la frase sbagliata, questa mia deformazione, ecco, professionale, sono abituato proprio ad pensare sempre allo scenario peggiore. Ecco, scenario peggiore che purtroppo a volte è quello che si verifica. E vabbè, ragazzi, oggi è venerdì, sappiamo benissimo, ultimo giorno della settimana, un giorno in cui per molte persone vuol dire finalmente arrivare di fine settimana, quindi vuol dire arrivare un po' di tranquillità, ritrovare un po' di pace, passare un fine settimana insomma insieme alle famiglie, ai propri figli, ai propri cari, e quindi è una giornata un po' particolare. Qui in Germania vi dico che il venerdì è la giornata praticamente più bella della settimana, perché proprio per questa atmosfera che c'è, dovunque tu vai si sente questa atmosfera, questa voglia in realtà delle persone di stare a casa. Domani si dorme, stasera si può fare baldoria e quant'altro. Insomma, io mi ricordo ai tempi quando lavoravo in fabbrica, che sinceramente era una delle cose più belle, che era il venerdì, quando si lavorava con allegria, quando si vedeva l'ora chiaramente di finire la giornata, si contavano i secondi affinché finiva, affinché si faceva Feierabend, come si dice qua, praticamente il termine esatto, quando finisci il lavoro si dice ok, faccio Feierabend, per tradurlo, cioè stacco da lavoro, insomma. Nel momento in cui tu fai Feierabend, si prende, si scappa, si va a fare spesa, si va nei posti, e c'è quell'aria, no? Quell'atmosfera contenta da parte un po' di tutti, di dire oh che bello. Scusate, forse è una cosa che non si dovrebbe fare. Una volta Roby mi ha rimproverato, francamente, e c'è anche ragione. Insomma, accendere la sigaretta mentre si fa radio non è una cosa molto indicata. Anche questo, c'ha pienamente ragione il nostro Roby. Che aspettiamo, chissà che prima o poi non ci faccia un intervento registrato e che possiamo così mandarli in onda. Nel frattempo vi dico che Roby non è che non esiste più, anzi, lui mi domanda sempre tutte le settimane quando finalmente si può tornare a fare una diretta. Vi ho raccontato che in quel caso, ahimè, è colpa mia, non si riesce a mandare i bambini a dormire prima. Allora ragazzi, detto un po' così, un po' di informazioni generali, diciamo così a 360 gradi, noi dovremmo andare sul calcio. Ah, stavo dicendo che oggi è venerdì, no? Quindi la giornata della rubrica di Over, cura e manutenzione, che manderemo in onda a fine trasmissione. Ma un consiglio che ho già annunciato ieri sulla cura e manutenzione delle vetture, ce l'ho anche io oggi da farvi. Ne prendo spunto proprio su un'esperienza personale avuta sulla mia Viper, come la chiamiamo noi di Radio Carlo. Allora cari ragazzi, ieri chiaramente si è svolta una partita. Io vi dico la verità, non ho guardato la partita con tanta attenzione. Perché? Perché ieri, dopo tanto tempo, e la cosa mi ha fatto un immenso piacere, sono riuscito a parlare con mio cugino Sergio, che saluto chiaramente, con il quale ho un rapporto molto ma molto più simile ad un fratello che non altro. Ecco, un piccolo problemuccio tecnico, con il quale, dicevo, ho un rapporto molto molto più simile a un fratello che non diciamo un cugino, no? Infatti un cugino di primo grado, che abita a Codogno. Vi ricordate Codogno? Dove si sono verificati i primissimi casi di Covid in Europa? Ecco, bene, praticamente mio cugino abita sopra il famoso bar. Ecco, giusto per farvi capire.
ed è, diciamo, complice questo problema tecnico con il computer, insomma, così siamo riusciti finalmente a parlarci un po', a parlarci un'oretta e mezza più o meno, così al telefono, a videochiamarci, a parlarci un po', a farci vedere le bambine. Lui è papà di due gemelline che hanno poco più di un anno, e l'ho visto i miei bambini, insomma è stato finalmente una cosa, ecco, bella, veramente bella, che così, che ne avevamo bisogno entrambi, e che non facevamo, complice il fatto dei bambini, complice il lavoro, problema nato, insomma non si riusciva a trovare il modo, insomma, di parlare un po'. Mio cugino, io l'avevo lasciato con un compito tra virgolette, che era quello di aiutarmi a installare dei giochi diciamo vecchi per conto di mio figlio Giulia. Gli chiese a mio cugino se ci aiutava a installare nel computer dei giochi. Praticamente mio cugino dice: Mauri, finalmente ho trovato un po' di tempo per poterlo fare, dice, hai voglia di farlo adesso? E dico: se purtroppo non posso, perché praticamente ho un problema col computer, il computer non funziona. Per cui è così, dopo è cominciata un po' tutta la conversazione e abbiamo passato un po' di tempo insieme. Quindi mentre parlavo con lui, mentre si lavorava col computer, insomma, guardavo, davo un'occhiata alla partita di Parma-Inter, che devo dire che per quello che ho potuto vedere, insomma, è stata una partita abbastanza tesa, una partita particolare. Tra l'altro l'Inter ha dovuto faticare fino alla fine, perché il Parma ha praticamente resecato la pelle, come poi deve essere, come deve essere giusto, è una squadra che sta rischiando adesso la retrocessione. E quindi, però, insomma, tutto da copione alla fine, con l'Inter che vince, si porta a 6 punti. Io penso, come già vi ho raccontato, insomma, per me, a mio giudizio, con il fatto che l'Inter ha soltanto il campionato, che gioca soltanto una partita a settimana e quant'altro, io credo, secondo me l'Inter ha vinto il campionato dal momento in cui ha battuto il Milan con quel risultato secco. Un'altra cosa, perché poi dopo io ieri così ascoltavo un po' di commenti qua e là, no? E si parlava un po' del Milan, di questa sorta di crisi del Milan e quant'altro. In effetti bisogna riconoscere che nel 2021 il Milan ha reso un cammino di una squadra che è molto più simile a una metà classifica che non invece a una squadra di vertice. Tant'è vero che ha perso appunto la testa della classifica. Pensate quanti punti ha perso dall'Inter, insomma, si trovava a 8 punti di vantaggio, adesso sta a 5 punti di vantaggio, adesso si trova a 6 punti sotto. Quindi nel giro di un mese e mezzo ha perso più o meno 11 punti dall'Inter, il che è una cosa, è andato veramente molto allarmante. Vi ricordate quando era prima classifica, io vi raccontavo che in modo particolare non me ne voglia Over, che sapete che è tifoso del Milan, che non credevo molto nel Milan, e questo lo diceva la storia di Pioli. Pioli è un ottimo allenatore, però un allenatore che ha nel suo tallone di Achille due cose strane. Il primo anno fa benissimo, dovunque va fa benissimo, riesce a entrare immediatamente in sintonia con la squadra e con i propri giocatori, dei quali ne parlano tutti un gran bene. Il primo anno sembra una cosa unica, poi nel secondo anno cominciano ad andare in crisi, ma già il primo anno le squadre di Pioli riescono a totalizzare sull'aria dell'entusiasmo una serie molto lunga, una serie importantissima di vittorie consecutive, di risultati utili consecutivi. Salvo poi all'improvviso succede che la squadra perde quel trend, perde quell'andamento, e poi entra in una sorta di crisi depressiva e non si riesce più a risollevare. E questo in generale succede sempre nella seconda parte delle stagioni. Forse magari chiede troppo dal punto di vista fisico ai propri giocatori, perché poi chiaramente quello che il Milan sta patendo attualmente sta patendo quello che patiscono un po' tutte le squadre, ovvero i tanti vari infortuni. Ecco, però questo è un andamento delle squadre di Pioli pressoché molto, molto costanti in pratica. È un peccato che questo allenatore ha questo, in effetti, questo tallone di Achille, perché poi la sua storia lo dice. Ogni anno dovunque lui è andato è stata un po' la stessa cosa. Vi ricordate quell'anno alla Lazio in cui riuscì a portare la Lazio al terzo posto, no?
fece una parte centrale di stagione straordinaria, totalizzando delle vittorie consecutive una dietro l'altra, risultati utili strepitosi, e si portò addirittura a ridosso della Roma, si riuscì a portarsi a ridosso della Roma, salvo poi dopo avere la fase di crisi, la fase calante, ma è riuscito ugualmente a conservare il terzo posto, arrivato terzo, l'anno successivo, quindi il suo secondo anno, è stata una crisi totale. Una crisi totale, ecco, noi consideriamo questo come secondo anno di Pioli, che io non vorrei che questo andamento vada un'altra volta così a far parte, ecco, però purtroppo per chi pensava che il Milan potesse essere quella squadra che potesse giocare per il campionato, penso che adesso si stia assolutamente ricredendo, ma i motivi sono... Sappiamo adesso, comunque, al di là di tutto, purtroppo c'è da dire anche che è capitata questa disgrazia quest'anno, diciamo tra virgolette, dell'Inter che è uscita dalle coppe. Perché niente mi toglie da me dalla testa che un Inter che era ancora in Champions League o addirittura in Europa League e dovrebbe giocare ogni tre giorni come attualmente stanno facendo le proprie rivali, francamente io non credo che avrebbe avuto un andamento così perentorio, un andamento così netto. Insomma, ieri ha vinto nelle ultime 9 partite, ne ha vinte 8 e ha fatto un pareggio, quindi ha fatto 19 gol fatti, soltanto 2 subiti, cioè ha un trend eccezionale, un trend straordinario, ma è un andamento che riesce ad avere perché ha tutti i suoi effettivi, tutti i suoi giocatori in una forma straordinaria, perché si allenano tutta la settimana e hanno la tranquillità in pratica che non hanno gli altri, e invece dovuti a fare partite di coppe andate e ritorno. Certo, io penso che se noi chiediamo ad Antonio Conte, ai giocatori dell'Inter, preferisci così o preferisci stare in Champions League, penso che probabilmente decidano per giocarsi il posto in Champions League, però di riflesso era una cosa che in un anno come questo più o meno si sapeva. E in un'annata come questa, con un tale vantaggio, io penso che nessuno può togliere il campionato all'Inter, a meno che c'è l'unica speranza per le altre è soltanto nel caso in cui dovesse capitare il Covid. Più che infortuni vari, giocando una volta a settimana praticamente si riduce di molto la possibilità di infortuni, io penso che l'unica cosa può essere il Covid. Che per carità, ci mancherebbe altro, facessero gli scongiuri gli amici interisti, e io personalmente ne ho tanti amici interisti, quindi ci mancherebbe altro, non voglio gufare o portare chiesa, non è assolutamente mia intenzione, dico soltanto per le rivali, l'unica speranzella, che poi i rivali fondamentalmente può essere ancora il Milan, anche se ormai è abbastanza lontanuccio, è la stessa Juve, però questa Juve non ti lascia nessuna... cioè cercate di capire, no? Allora, la Juventus dovrebbe recuperare la partita con il Napoli e vincere lo scontro diretto. A quel punto lì si porterebbe a 4 punti di distanza. 4 punti di distanza sono tanti. Rimangono, cioè, pensare che la Juve riesca a recuperare 4 punti da quest'Inter a me mi sembra molto, molto strano. Molto difficile, no? Strano, difficile. Detto questo, ragazzi, prima di andare in pausa, voglio raccontarvi un piccolo problemuccio tecnico. Perché purtroppo ho perso completamente i valori dei minuti e dei secondi di trasmissione, per cui in pratica io non so più, c'è fermato a 8 minuti e 54 di trasmissione. Perché? Ora vi spiego perché. Perché per ascoltare, allora io innanzitutto ho attaccato, e lo attacco così con l'attacco normale, jack mi sembra che si chiama il tipo di attacco, adesso magari forse Alberto mi correggerà se dico una cosa sbagliata, o mi dà una pacca sulla spalla se dico una cosa giusta, dove ho attaccato un microfono e cuffie, dove con il quale sto chiaramente parlando. Che succede? Per ascoltare invece la trasmissione, soprattutto quando parla over, gli interventi di over e la musica e quant'altro, io stacco questa cosa e ho attaccato un auricolare Bluetooth. In pratica, e ascolto, in questo modo ascolto, quando dopo riprendo la trasmissione riattacco e quindi partono e quindi si riattacca di nuovo il microfono e posso ricominciare a parlare, altrimenti se dovessi utilizzare il microfono del telefono non è un buon microfono per registrare, poi soprattutto sarei anche più, avrei diciamo la
la bocca troppo lontana dal microfono, invece in questo modo ce l'ho molto, molto vicina. Perché dico questo? Perché purtroppo questo auricolare, io prima, poc'anzi, me lo sono dimenticato sull'orecchio. Ho portato la busta a un cliente ed mi sono dovuto fermare talmente lontano che succede, che è successo che questo auricolare Bluetooth si è sconnesso, si è scollegato praticamente dal telefono. Nel momento in cui si scollega e nel momento in cui mi sono riavvicinato si è ricollegato, in pratica si è fermata i minuti di trasmissione. Quindi continua a registrare, certo, continua a fare tutto nel modo giusto, ma l'applicazione, e non so bene il motivo, non mi dice quanti minuti di trasmissione ci sono, stanno andando in onda. Quindi, ahimè, io non so se sto parlando da 20 minuti, da 30 minuti, 40 minuti, 18 minuti di preciso, non lo so. E questo qui purtroppo mi sbarella un po' tutta quanta la trasmissione. Quindi io, ragazzi, in ogni caso, adesso noi andiamo un attimo in pausa, ci ascoltiamo il primo intervento di Over, che è legato al calcio, dove so che mi farà una domanda. Quindi al ritorno risponderemo alla domanda e un commento a quello che dice il buon uomo, come lo chiama Roberto, il buon uomo Over, e poi successivamente, dopodiché, ad andare piano piano verso la sua rubrica di cura e manutenzione, ok? Quindi un attimo adesso di tranquillità, un attimo di pausa. Ed poi ripeto, io non, per colpa di sto problema qua, colpa mia, ci mancherebbe altro, capita la prima volta, dici non lo sapevi, stavolta lo sapevo il problema, però che vedevo di? Purtroppo mi sono dimenticato di avere sto auricolare sull'orecchio e adesso io praticamente non so quanti minuti andremo avanti di registrazione. Quindi in ogni caso adesso ci ascoltiamo questa canzone e al rientro ci ascoltiamo il commento di Over. Quindi rimanete lì, non andate via. If you think about me, about me, you can say you love me, love me. Where you was hiding, hiding, where you was hiding, hiding. If you think about me, about me, you can say you love me, love me. Where you was hiding, hiding, where you was hiding, yeah. Why you hiding, why you crying? Face so pretty and you smell so vibrant. I can see us by the water just vibing. Pardon my French, but I got no stylist. Got no mileage on this whip, baby, hop inside it. We can run off to a place so private. Tryna run up, but really no. Good girls are the bad guys. I can promise that I'm nothing like your last guy. And if I say I love you, you ain't gotta ask why. Just in case it's the last time. Don't forget about me.
Radio Carro, la radio che spacca. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Quest'oggi di cosa voglio parlarvi? Uno, do una risposta al buon Maurizio e dopo ovviamente ricambio con una ulteriore domanda per lui, e sarà veramente da parte mia curioso, sono un po' più curioso di sentire il suo parere di come il mondo del calcio si è sviluppato. Sulla difesa 3, la domanda è sulla difesa 3. Qui c'è da dire una cosa, perché sarebbe troppo banale dare una spiegazione così di poche parole. C'è un argomento dietro. Innanzitutto è vero che la difesa 3 aiuta una squadra, però è anche vero perché noi riusciamo a infoltire il centrocampo, e si sa benissimo che le partite si affrontano a centrocampo. Se hai un buon centrocampo che lavora bene sia in fase offensiva che in fase difensiva, innanzitutto fai lavorare meno, molto meno, la linea difensiva, quindi hai meno pressing da parte di tre uomini, tre giocatori che devono fare sia la linea difensiva in sé il loro ruolo, ma in più devono avere la grande capacità di iniziare loro la fase offensiva, cioè aiutando il centrocampo con quelle palle, io dico con quei movimenti, il dai e vai, il classico dai e vai. Cosa succede? Che il dai e vai cosa comporta? È cercare nella maniera più rapida possibile di far filtrare il pallone ai nostri attaccanti, cioè far muovere un loro centrocampista, uscire fuori dalla loro linea e cercare di fare la classica imbucata. Cosa dire però? È una grande cosa la difesa 3, proprio per questo motivo. Però alla base cosa c'è? Deve avere le persone, i giocatori con quelle caratteristiche, allora sì che funziona. Ma come detto anche in precedenza, quando fai un gioco con difesa 3 devi avere sempre quel centrocampista che si riporta in fase difensiva, in quel momento in cui tu stai subendo il gioco del tuo avversario, deve avere la grande capacità di rientrare nella linea dei 3 e riportare la difesa 4. Allora sì che hai quel vantaggio in più. Però vedo che in molte squadre non avviene. Quindi secondo me, secondo la mia esperienza che ho fatto e secondo anche quello che vedo in televisione, è che questo non succede. E ti ritrovi molti dei casi, se voi andate bene a vedere, che avviene sempre quel 3 contro 2, cioè i due attaccanti che sono riusciti a entrare a superare la linea dei centrocampisti e si trovano a faccia a faccia con i nostri tre difensori, che poi uno guardate sempre non tiene la posizione, ovviamente, perché è riportato tutto sul lato destro o tutto sul lato sinistro, dipende dall'azione come viene sviluppata. Quindi è il classico 2 contro 2. E quindi, come dico io, si alzano la percentuale di realizzazione da parte del nostro avversario aumenta efficacemente. Comunque, poi un'altra cosa, perché le squadre italiane, fateci caso, che fanno sempre fatica quando giocano nelle competizioni europee? Scusate, perché fate caso, se esempio, se si va a incontrare, come abbiamo visto, la Lazio col Bayern nel campionato tedesco, fateci caso che innanzitutto hanno, non parliamo poi di quello inglese, hanno prestanza fisica, sono tutti fisicamente pronti,
e molto strutturati, ma hanno anche la grande capacità di essere, cioè di avere nella loro dote come giocatore l'elasticità e la destrezza. Innanzitutto alla base di poi, che poi, come dico io, viene condito con una grande velocità, con una grande rapidità di gamba. Quindi cosa succede? Quando ti ritrovi un giocatore così fisicato, veloce ed elastico, molto molto vai in difficoltà. Ecco perché tante volte, molte delle volte, in Europa, avendo proprio questo tipo di squadra, quel tipo di giocatore, devi rafforzare la tua linea difensiva, perché sennò sei sempre sotto pressione. Qui parliamo delle squadre tedesche. Se andiamo a vedere poi nel campionato inglese, dove giocano un gioco del calcio è molto rapido, innanzitutto in molti casi hanno campi più stretti dei nostri, leggermente più stretti dei nostri, e hanno quel gioco di palla veloce, cioè riescono a spostare la palla molto più velocemente di noi, quindi ti tagliano fuori sulla linea di copertura, perché hanno proprio questa abilità di spostare la palla da destra a sinistra molto velocemente. Lo fanno in molti dei casi proprio di prima intenzione, cioè noi giochiamo a due tocchi, loro giocano a un tocco solo. È tanta la differenza. Per quello poi andiamo in difficoltà. Ma quello che mi stupisce ancora di più è che nel campionato italiano, cioè da tutte quelle squadre che stanno affrontando le competizioni europee, abbiamo molti mister che hanno fatto esperienza in Europa. E quello che mi dispiace è che non questa esperienza che hanno maturata non la trasmettono alla squadra. E questo, che se vediamo un Antonio Conte che ha fatto bene all'estero, ma va in difficoltà, è andato in difficoltà contro alcune squadre che quando ha militato in Europa, questo mi fa veramente dispiacere. Tutto qua, e come dico io, tutto qui. Come sempre, spero che questi pochi minuti siano stati interessanti. Io ripeto, quello che mi piace commentare è di quello che vedo e dalla mia esperienza che ho avuto in tutti questi anni a stare a bordo campo e a seguire le squadre dilettantistiche giovanili e non. Adesso voglio proprio vedere, e anzi sentire, la risposta del buon Maurizio. È una cosa che io ho ascoltato giorni fa e che hai fatto una bella riflessione. Abbiamo visto giocare Paris Saint-Germain con tre giocatori italiani. Abbiamo visto una squadra italiana, qui si parla della Juventus, con due giocatori italiani che ci giocano dentro. Il resto eravamo tutti, si chiamano stranieri. Ma è giusta questa cosa? Secondo me bisognerebbe riformulare questa regola, anche perché il nostro settore giovanile, e credetemi che il bacino dei giocatori italiani, come chiamo io, dal giovane campione ad arrivare a ragazzi che militano in Serie D, in Serie C, hanno delle basi veramente buone. Perché? Perché tutte quelle società, diciamo semi o professionistiche, hanno persone valide all'interno dei loro centri sportivi, chiamiamoli così. È bello dire chiamare centro sportivo. E quello che veramente non mi fa riflettere è perché andiamo ad acquistare giocatori da campionati da oltreoceano, dove più delle volte, questo mi dispiace, non punto il dito, che questo giocatore ricercato non ha le prestazioni richieste. La prima scusa è, sai, si deve ambientare, scusa banale, perché abbiamo visto in molti casi, abbiamo bravissimi ragazzi, veramente dei bravi talenti nelle nostre fucine,
fucine, chiamiamolo che è ancora più bello, nelle nostre fucine in cui non viene data la possibilità di esprimere il loro gioco, il loro gioco, perché andiamo ad acquistare giocatori d'oltreoceano. Cioè è una cosa che veramente, credetemi, è una cosa che mi fa veramente arrabbiare. Vabbè, dai, mi ascolterò. Innanzitutto io vi auguro una buona giornata, e adesso mi ascolterò così bello bello la risposta del buon Maurizio. Buona giornata a tutti. Dreams we have, the love we share, this is what we're waiting for. Radio Carro, la radio che spacca. Ah, che bel intervento di Overa, mi è piaciuto molto, molto molto molto. Prima di rispondere voglio anche io fare una considerazione, almeno dal mio punto di vista. Vi dirò dal mio punto di vista perché odio la difesa 3, personalmente, e perché per me l'Europa non funziona. Al di là di quello che dice Overa, che sono discorsi per carità correttissimi, ma io nella difesa 3 ci vedo un solo grande problema. La difesa 3 va bene quando tu ti abbassi, quando tu vuoi giocare molto molto basso, quindi crei tanta densità, sposti un giocatore da centrocampo, lo porti in più a uomo, i due laterali si abbassano e di fatto diventa una difesa 5. Ecco, in quel caso c'è un vantaggio. In quel caso è un vantaggio, in realtà quando tu vuoi giocare molto basso. Per capirci meglio, quando vuoi fare quei catenacci proprio vecchia maniera. Che succede? Succede che nel momento in cui tu ti alzi un pochino, i due laterali si alzano e quindi dietro rimane una difesa un po' sguarnita. Se tu riesci ad oltrepassare con i tagli e paio, col cambio di gioco o con altre situazioni, soprattutto magari con uno dei due attaccanti in cui si abbassa e viene a cercare palla e quindi obbliga uno dei tre centrali ad aprirsi praticamente, a seguirlo, perché tanto alla fine o lo segui o altrimenti è chiaro che lasci un buco dalle tue spalle. Che succede? Che la squadra avversaria in Europa ti attaccano con tre giocatori, con un tridente più che altro, con un attacco a tre. Nel momento in cui tu sorpassi questa linea, i due laterali, i due quinti, come vengono chiamati oggi, non riescono ad abbassarsi, fanno fatica ad abbassarsi, in realtà perché in quel momento si trovano in una fase più avanzata di campo, oltre poi il fatto che normalmente nella difesa 3 i laterali non è che sono giocatori tanto portati alla fase difensiva, no? Sono giocatori più offensivi, prendiamo Spinazzola ad esempio, no? In quel caso lì è più un giocatore offensivo che non difensivo, cioè è più bravo a curare la fase offensiva. Lo stesso Karsdorp nella Roma sta andando meglio da quando la Roma gioca a 3 e quindi Karsdorp praticamente gioca da ala, ma quando deve difendersi diventa un casino, diventa un problema, anche perché non è fisicamente strutturato. In quel caso lì che succede? Che il cosiddetto braccetto, no? Dei tre, come lo chiamava Spalletti, che succede? Che va incontro al giocatore e si crea l'uno contro uno. Si crea l'uno contro uno sulla fascia e di conseguenza c'è un buco centrale enorme. C'è un buco centrale incredibilmente grande e lì, come dice giustamente Over, se il centrale difensivo, il centrale di centrocampo non è lesto, non è veloce ad abbassarsi a creare quella densità, ecco, era lì che tu vai in difficoltà. Questo è il motivo principale per cui accade questo. Una difesa 3, il modo di attaccare è facilmente leggibile. Io lo direte, perché in Italia funziona meglio la difesa 3 che non la 4? Perché in Italia si gioca bassi, si giocano bassi. E ecco, per esempio, risponde anche a questa cosa di Over, a mio giudizio sempre, perché accade che in Europa molti allenatori come Conte hanno giocato in Europa e poi non riescono a replicare quel gioco in Europa, per esempio in Italia, no? O magari Conte all'inizio ci ha provato, tra virgolette ci ha provato. Il problema è che in Italia tu ti trovi a giocare contro una squadra che praticamente ti gioca molto più bassa,
non ti dà profondità alle spalle, crea tanta densità dentro l'area di rigore, nei pressi dell'area di rigore e anche dentro l'area di rigore, e di conseguenza te ti mette in una crisi, ti mette in una crisi non indifferente. In più chiaramente ci vogliono giocatori anche pronti, preparati per giocare a un tocco. Se tu vuoi giocare a un tocco, giocare di prima, praticamente la cosa è efficace e funziona, va tutto bene, però se tu riesci ad avere campo alle spalle. Noto come giocano le squadre qua in Germania, quando proprio dei ragazzini, quando l'andavo a vedere, quando facevo lo scouting, oggi lo faccio più che altro da casa tramite i video e tutto, perché c'ho i bambini. Invece una volta che un bambino non l'avevo, andavo proprio nei campi a vedere quello che accadeva, come giocavano, ed era interessantissimo vedere come le squadre giocavano sui 30 metri. E tutti 30 metri al centrocampo, tutti quanti lì, 20 giocatori, e per cui il giocatore che la giocata che avveniva più veloce riusciva a mettere la palla al di là dei difensori, e davanti a te avevi 30-40 metri di campo di attaccare. Questo in Italia non succede praticamente quasi mai. Detto questo, adesso rispondo ad Over, e ti posso dare due risposte, Over. Innanzitutto sono pienamente d'accordo con te. Noi dovremmo cominciare a mettere un limite, perché poi il limite hanno anche tentato di metterlo, soprattutto per esempio per quanto riguarda i giocatori del settore giovanile, che anche qua noi dobbiamo fare un distinguo fondamentale tra i giocatori del settore giovanile e i giocatori invece italiani del settore giovanile. Perché per cui quando intendo italiani non è che intendo italiani così, intendo giocatori, ragazzi nati e cresciuti in Italia, semplicemente. Poi dopo non importa di che etnia sono, assolutamente. Una persona che nasce in quel paese, cresce in quel paese, punto e basta, è da ritenersi, a mio giudizio, appartenente a quel paese. Chiuso. Questa distinzione io la trovo veramente veramente spocchiosa e inaccettabile che venga fatto questo distinguo. Però in quel caso lì, ecco, io intendo giocatori italianissimi, no? Come può essere Ken, come all'epoca era Balotelli, nati e cresciuti in Italia. Ecco, e se noi purtroppo andiamo a esaminare anche quei settori giovanili nelle primavere, nei settori giovanili nelle squadre, ci rendiamo conto che è pieno di stranieri già da lì, cioè vanno a prendersi i giocatori che hanno 12, 13, 14 anni, ragazzini all'estero, se li vanno a prendere già da lì arrivano tanti stranieri, per cui già diventa difficile già quello. Ecco, in quel caso io ad esempio lì, ecco, sì, farei una norma dove metterei un freno a questa cosa, cercherei di limitarla un po'. Questo sono pienamente d'accordo, come alcune nazioni hanno fatto. Mentre invece dall'Italia non si vuol fare. Io ti porto anche una testimonianza, no? Quando il presidente della SPAL, con una squadra interamente italiana venuta in Serie A, e il presidente voleva continuare questa tradizione, no? Nell'usare giocatori strettamente italiani del proprio settore giovanile, subito i procuratori hanno detto: no, qua in Serie A è diverso, devi comportarti in modo diverso. Perché? Allora, i motivi possono essere diversi. Io ti dico, diciamo, una versione che è ufficiale e una versione che è para amigos, no? Come si dice, come diceva il caro buon vecchio Mago Herrera. Ovvero, la versione ufficiale è che loro ti dicono che i giocatori italiani del proprio settore giovanile costano troppo. Hanno un costo molto alto. Perché? Perché ci sono i cosiddetti costi di formazione da pagare. È un problema, per esempio, che noi all'inizio, quando abbiamo cercato di trattare giocatori di questo tipo, era un grosso impedimento. Perché? Perché le squadre, magari in quel caso lì, ecco, come straniero, tedesco, come volevamo fare noi, prendere qualche ragazzo magari che in Italia faceva fatica a emergere, dice: ok, mettiamolo a giocare invece magari in una Serie B o una Serie C qui in Italia e in Germania, perché qua in Germania tendono a far molto giocare più i giocatori giovani, no? E quindi gli diamo più possibilità. Però intervenivano i costi di formazione, che sono dei costi estremamente alti e che vanno pagati per ogni anno che il giocatore è stato nel settore giovanile.
Quindi cosa succede? Che la maggior parte delle volte, per un fatto burocratico, che se il giocatore avanza un certo tipo di età, ma non mi ricordo esattamente, dovrei chiedere a Fabio come stanno esattamente le cose, ma quando i giocatori arrivano, i cosiddetti fuori quota, no? della primavera, mi sembra che dovrebbe arrivare a un'età di 21 anni, nel momento in cui tu arrivi ad un'età, però non sono sicurissimo, di quello che sto dicendo dell'età, ma sono sicuro di questo, che quando arriva a una certa età praticamente i cosiddetti costi di formazione saltano e quindi il giocatore è libero di potersi muovere. Cosa succede però? Che in quel caso lì, per le squadre straniere soprattutto, diventa un giocatore in effetti che, se è vero che dal punto di vista tattico è molto duttile, e quindi diventa interessante per questa ragione, però è un giocatore che ha un'età già abbastanza avanzata, pretende un ingaggio diciamo di un certo modo, di una certa maniera, e poi perché logicamente a quel punto lì diventa difficile da poterlo rivendere per una squadra di Serie C. Dice ok, prendo il giocatore che ha 21 anni, lo tengo 2 anni, lo rivendo che ne ha 23 anni. Ecco, era lì che se il giocatore non è proprio un fenomeno vero e proprio, non lo rivendo più. In pratica, quindi diventa un investimento che, se lo devo fare prima, devo pagare tanti soldi di costi di formazione. Se aspetto, aspetto magari troppo. Allora, che succede? Preferisco andare in altri paesi. Altri paesi dove magari i giocatori stessi, i giovani, hanno già fatto più di esperienza e quant'altro. E questo qui è una cosa sacrosanta, è una cosa che noi in Italia dovremmo risolvere. Hanno cercato di risolvere con le seconde squadre, cosa che ha usato soltanto la Juventus A, la Juventus 2, e lì per esempio sembra che è stato proprio Tavecchio a volere questa cosa delle seconde squadre, che hanno fatto tanto per poterla fare, poi dopo alla fine l'ha fatta solo la Juve. Questa sarebbe una cosa, sinceramente, che a me mi piacerebbe sapere perché le squadre non la sfruttano. C'è un motivo di fondo, ma magari ne parleremo più avanti. L'altra versione invece, la versione Paramigos, anche questo lo dico per esperienza diretta, sono i genitori, perché i genitori purtroppo sono molto iperprotettivi. Si tratta molto spesso magari di portare dei ragazzi molto molto giovani, 15-16 anni magari, portarli diciamo lontano, non dico proprio all'estero, però sai, portarli fuori, e molto spesso i genitori non vogliono, preferiscono tenerli lì i propri figli, magari sperando che possano emergere magari lì, e purtroppo non emergono perché le società importanti prendono giocatori da altre parti, giovani, perché costano chiaramente molto di meno, e i genitori in quel caso lì rompono le scatole perché pretendono soldi, ingaggio e quant'altro. Vi porto per esempio l'esempio di Ricciardi, ecco, un classico esempio, che sono subito intervenuti i procuratori e quant'altro, hanno preteso un ingaggio talmente alto che adesso Ricciardi praticamente ha finito la sua carriera prima di cominciare. Questa è un'altra ragione. E poi dicono anche, e questo, anche questo lo dico per esperienza diretta, e questo è sempre un problema un po' nostro, dei genitori, che un ragazzo che magari viene dall'Ecuador, dalla Bolivia, dall'Argentina, da zone, o anche dall'ex Jugoslavia, no? Quindi da zone difficili, dove il calcio lo vedono come unica forma di vita, unica passione, quando sono a una certa età praticamente riescono a dare tutto, a investire tutto quello che hanno, cioè non sono più con la testa lì sopra, ecco, sono un po' meno arrogantelli, ecco, per così dire, no? Danno di più, si accontentano di stipendi più bassi, sono molto più alla mano e sono disposti a fare molti più sacrifici, invece magari di quanto sono disposti dei ragazzetti italiani delle nostre parti. Questo è anche un problema. C'è una società a un certo punto dice, sai che c'è, vai a guardare in Bolivia e Ecuador, vanno a prendere un 18enne, 17enne, che quello sicuramente c'ha molto più interesse, cioè si accontenterà e sarà più con la testa qua che non invece, ecco, con la testa da altre parti. Queste sono un pochino tutte e due le versioni, ecco. Da una parte ti dicono che il motivo sono i costi di formazione, sono questo e quest'altro, dall'altra poi dopo invece ti raccontano che però c'è anche questo problema qua.
però è vero che facciamo una gran fatica. Se noi oggi andiamo a guardare le squadre, cioè l'Atalanta stessa ha avuto una fase di 3-4 anni fa dove ha tirato fuori una serie di giocatori italiani molto molto importanti e molto forti. Adesso l'Atalanta è diventata totalmente straniera, totalmente straniera, e se noi andiamo a guardare il loro settore giovanile, sono solo stranieri già nel settore giovanile, quindi comincia, il problema comincia a essere veramente molto molto proprio radicato sulle basi. E dicono oggi un mondo globalizzato e quant'altro, ci vuole la libera circolazione di lavoratori, per cui non c'è modo, da quello che dicono, non si può mettere quella norma che magari, ecco, non so, hanno messo in Russia, dove obbligano le squadre russe a dover mettere 6 giocatori diciamo russi, nati e cresciuti in Russia, nelle loro squadre. Ecco, questo un po', perché poi ripeto, da noi in Italia c'è questa cosa quando riguarda i settori giovanili, però sono in rosa, non sono in campo, dovremmo in un certo senso metterli in campo, ecco, un po' come si faceva una volta. Prima di arrivare ai saluti, e cambiamo canzone di sottofondo, giustamente perché mo cambiamo argomento, e prima di lanciare la rubrica di Ove di cura e manutenzione, voglio raccontarvi anche io questo piccolo consiglio. Come sapete, la mia 600 ha un certo numero di chilometri. Per macchine che hanno molti molti chilometri, alcune volte cosa succede? Che le macchine tendono a consumare un po' d'olio. Cosa vuol dire? Che magari le fasce che sono intorno al pistone, un po' di olio passa. E questo lo si vede non soltanto il consumo di olio che è più alto, tu ogni tanto vai a guardare l'olio e vedi che il livello dell'olio si è un po' abbassato perché la macchina lo consuma, ma se il consumo diventa veramente esagerato lo vedi da dietro la marmitta, perché la macchina comincia a fare un fumo praticamente, fumo molto intenso. Se è scuro, azzurrognolo, come diceva Ove, e come ho verificato ahimè nella mia 600, nella mia Viper, praticamente vuol dire che la macchina consumava olio. Un piccolo trucchetto, in quel caso lì che aveva imparato mio padre, è quello di mettere dell'olio molto grasso, usare un olio che praticamente ha dei valori molto molto grassi. Allora Over mi diceva giustamente che vendono degli oli specifici. Mio padre ad esempio, per le barche, per i motori diesel, amava mettere dentro il Rotten, che è appunto un olio proprio particolare, specifico per questa cosa. In pratica noi avevamo un motore diesel della nostra barca che aveva un difetto, per esempio un pistone, ecco, mettavamo un chilo in quel caso di olio di Rotem direttamente dentro l'olio, e addirittura ne mettavamo anche un po' addirittura dentro la nafta. Ecco, quello per i motori diesel. Per i motori a benzina chiaramente tu lo metti insieme all'olio e metti una quantità, 3 etti, 4 etti, mezzo litro, 300 mg, 400, mezzo litro più o meno, su una macchina che ha circa 4 litri di olio. Ecco, quello fa in modo, praticamente l'olio molto grasso fa in modo di creare una sorta di patina intorno al pistone e al cilindro, e aiuta praticamente a risolvere questo problema. Non lo risolve del tutto, se il problema è molto grave chiaramente non lo risolve, però ti dà una mano se il problema magari è minimale o comincia a verificarsi in quel momento. Siccome soprattutto, ecco, per me qua in Germania quel tipo di olio specifico non l'ho trovato. Se si prende l'olio per le motoseghe, per esempio le motoseghe a benzina o per il tagliaerbe a benzina, usano un olio effettivamente molto grasso. Ecco, io nella mia 600 ho messo mezzo litro di quest'olio qua. In pratica non soltanto ho risolto il problema, la macchina non mi consuma più olio e non mi fa più fumo, ma addirittura ha pulito l'olio praticamente. L'olio era abbastanza scuretto perché cominciava ad avere un annetto ed aveva fatto molti chilometri, non aveva perso densità, però insomma era un po' scuro era, e adesso invece è diventato meno lucido praticamente. Ecco, questo piccolo consiglio: se avete delle macchine che hanno molti molti chilometri e che notate che consumano un pochino di olio, ecco, aggiungete, mettete un po' di olio, questo olio molto grasso, con valori molto grassi, perché chiaramente aiuta in questo caso. Ripeto, non risolve il problema, non esagerate a metterne troppo, perché poi dopo chiaramente avete problemi anche di accensione e la macchina non la fate lavorare nel modo giusto, perché chiaramente un olio grasso, soprattutto in inverno, ai primi momenti rischi veramente di rompere il motore, quindi non esagerate, però insomma se lo aggiungete è buona norma farlo. Io personalmente alla mia 600 ho proprio risolto il problema,
la macchina praticamente va benissimo. Adesso noi ci salutiamo, vi auguro un buonissimo fine settimana, noi ci sentiremo lunedì, vi prometto che la settimana prossima faremo una diretta, vediamo lunedì sera, martedì sera, vediamo quando il caro buon vecchio Roby c'ha tempo, vi prometto di riuscire a farla, di fare in modo che i bambini mi spariscano a un certo orario, massimo alle 9:30, di andare in diretta, e vi promettiamo una bella diretta dove andremo a parlare chiaramente di argomenti un po' lievi, poi ne parleremo chiaramente in privato nei prossimi giorni, ecco, un po' soprattutto, ripeto, con Roby il problema so che è il mio, farò in modo, vi prometto, di risolverlo per la settimana prossima. Un abbraccio ai miei ascoltatori, un bacio alle mie ascoltatrici. Allora, ripeto, mi raccomando, c'è Over che parla dei freni, quindi non vi perdete assolutamente questa rubrica di Over che va in onda ogni venerdì. Quindi un buon fine settimana a tutti, fate sempre i bravi, non so se l'ho già detto, un abbraccio ai miei ascoltatori, un bacio alle mie ascoltatrici, se non l'ho detto l'ho ripetuto, quindi vabbè, pazienza, non so quanti minuti ci sono di trasmissione, sono andati, vi chiedo scusa e chiedo scusa ad Alberto, il nostro tecnico, se sono troppi, e vabbè, ho portato un po' di pazienza, è andata così. Ciao a tutti, buon fine settimana, a lunedì mattina, fate i bravi, mi raccomando, mi raccomando, fate i bravi. Radio Carro, la radio su ruote, sempre in movimento. Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro appuntamento. Oggi parliamo di... Bella, abbiamo ci siamo allargati, possiamo parlare di calcio, possiamo parlare di sport e di motorsport. Oggi invece parliamo della nostra nuova rubrica, quella di cura e manutenzione della nostra vettura. L'altra volta abbiamo parlato di pneumatici, vedete quante cose ci sono da controllare solamente su un pneumatico. Oggi prendo un argomento che è un prosequo di quello che abbiamo parlato la volta scorsa, dei piccoli consigli. Allora, abbiamo detto l'altra volta sul controllo e il serraggio dei nostri pneumatici sulla vettura. Una volta che abbiamo avuto quei 5 minuti di tempo per pulire la nostra parte del mozzo dove è appoggiato il nostro pneumatico, qui cosa avviene? Possiamo controllare lo stato di usura dei nostri ferodi, dei nostri freni, parliamo più schietti parole, e possiamo controllare sia l'usura delle classiche pastiglie, ma anche il consumo, se stiamo vedendo di una parte anteriore di una vettura che al 100% sono dischi freno e non come in molti casi su alcune vetture su freni posteriori a tamburo. Qui è che per controllare lo stato di usura dei freni posteriori bisogna a tamburo, bisogna smontare proprio il mozzo. Vabbè, però parliamo di quelli anteriori, un discorso un po' più facile. E qui cosa succede? Abbiamo proprio a vista lo stato dei nostri freni, ma non solo delle pastiglie, ma anche del disco. Allora, qui possiamo fare due controlli. Uno, come abbiamo detto, l'usura dei nostri pastiglie, e fateci caso che il consumo talvolta delle nostre pastiglie non è pari. Le pastiglie sono due per ogni disco, una pastiglia interna, una pastiglia esterna, però in molti casi, se voi ci fate caso, che le pastiglie interne hanno un consumo diverso dalle pastiglie esterne. Dici no perché lavora male il gruppo frenante? No, perché di norma è
non è normale, ovvio, qui parliamo di un discreto, un minimo consumo, non è mai paritario, diciamo che 50-50 è 45-55 per lato. Ovvio, se poi andiamo a controllare che la nostra pastiglia interna o esterna ha un eccessivo consumo, allora lì ci dobbiamo fermare, andare nel nostro meccanico di fiducia e andare a vedere la causa. Però di norma si ha un consumo quasi paritario. Quindi possiamo vedere che nella nostra pastiglia c'è la parte frenante, si può controllare, ma possiamo controllare, come ben detto prima, anche i nostri dischi. Uno, la qualità del disco, l'usura e come sta avvenendo questo consumo, se è un consumo regolare o irregolare. E come si fa? Allora, mettiamo caso che la nostra vettura ha un certo tipo di chilometraggio, quindi è già avvenuto il nostro primo cambio di pastiglie. Di norma è buona regola che al secondo cambio, se è di sostituire anche i dischi, e questo come possiamo vederlo? Appoggiando il dito proprio dalla parte, controllando tutta la sezione del disco, e vedrete che proprio alla base, diciamo non quella diciamo superiore, c'è sempre il gradino, ecco, quella è diciamo la parte del disco che non, ovviamente non appoggia la nostra pastiglia, quindi è il nostro riferimento sul consumo del disco. Ma possiamo anche controllare se il disco è consumato regolarmente. In molti casi a me è capitato che controllando proprio questa parte del disco avviene una gobbatura sulla parte centrale, perché il freno agisce sia sulla parte alta e bassa del disco, quindi è arrivato il momento di in questo caso, se si ha un disco diciamo che non abbia fatto molti chilometri, a smontarlo e portarlo a rettificare, in modo tale che la nostra pastiglia agisca, lavori bene. Se invece vediamo che il disco ha già un certo tipo di chilometraggio, ha questo consumo anomalo, è giusto sostituirlo. E qui le nostre strade si dividono, diciamo così. C'è chi è capace nella sostituzione dei dischi della propria vettura perché ha delle nozioni di meccanica, c'è chi lo porta direttamente dal meccanico di fiducia e avviene la sostituzione. Ok, allora prendiamo la strada che lo vogliamo fare noi. Bisogna essere attenti, ricordiamoci, non improvvisiamoci meccanici. Questo perché stiamo agendo su una parte fondamentale, sicurezza. Cioè non facciamo lavori dove probabilmente ce la faccio a sostituire le mie pastiglie, probabilmente ce la faccio a cambiare anche i dischi. No, se quel probabilmente dobbiamo evitarlo. Probabilmente non abbiamo le nozioni, quindi è giusto che venga fatto da una persona con le competenze. Ok, ecco, io questo raccomando sempre a tutti. Però mettiamo caso che abbiamo le nostre capacità e vogliamo smontare, sostituire il gruppo pastiglie e il disco. Iniziamo, ovviamente smontiamo la nostra gomma, alziamo la nostra vettura, sempre lavorate, sempre, e dico sempre, lavorate in sicurezza. Esempio, ho visto molti anche miei amici e io li ho ripresi, che si mettono, hanno nozioni di meccanica fanno i classici lavoretti in casa, e ho visto che questo mio amico ha alzato la vettura, l'ha messa sul crick,
ha smontato la ruota e si è messo a lavorare dietro, a iniziare a smontare i dischi. E io l'ho fermato, gli ho detto: ascolta, ma scusate la parola, porca miseria, gli ho detto, bisogna lavorare in sicurezza. Ho detto: non puoi lavorare con la vettura sollevata e mantenuta dal crick. Il crick è instabile. Quindi, se vogliamo fare determinati lavori, procuriamoci almeno parti di sicurezza, quindi un cavalletto. Ci sono in commercio cavalletti che si possono addirittura anche regolare in altezza. Quindi andiamo ad alzare la nostra vettura, smontiamo, prima di smontare il pneumatico mettiamo il nostro cavalletto, abbassiamo il crick e rendiamo la vettura stabile su questo cavalletto. Quindi sicurezza fondamentale, e qui ve lo ripeto, fondamentale è la sicurezza quando andiamo a fare determinati lavori. Smontiamo il nostro pneumatico, stiamo lavorando in sicurezza. Una cosa da dire sempre, quando si fanno determinati lavori, tipo maneggiare il nostro pneumatico, abbiate sempre la cura di indossare dei guanti. I nostri pneumatici ovviamente sono a contatto col terreno, quindi impurità, eventuali piccoli vetri, ci sono mille cose che toccano i nostri pneumatici, quindi è giusto, diciamo, toccarli con guanti. Anche qua sempre lavoriamo sempre con sicurezza. Ok, andiamo a smontare il nostro gruppo pastiglie e il nostro disco. Partiamo dalle pastiglie. Di norma bisogna far rientrare praticamente il pistoncino, o in alcuni casi i pistoncini, dove agiscono ogni volta che noi andiamo a toccare il pedale del freno, agendo sull'olio dei freni, quindi dando pressione. Questo pistoncino, diciamo, o pistoncini, agiscono sulla nostra gruppo pastiglie e spingono il ferrodo le pastiglie al disco, quindi freniamo. Ecco, per sostituire le pastiglie la prima cosa da fare, che cos'è? Uno dice: portare il pistoncino indietro. No, bisogna aprire il cofano della nostra vettura, andare sulla vaschetta dell'olio dei freni, aprirla. Questo magari pochi lo sanno, perché adesso che noi andiamo a mettere sempre degli stracci o della carta vicino alla vaschetta di recupero, la vaschetta dell'olio dei freni, perché una volta che noi andiamo a riportare a zero il pistoncino, in modo tale da riuscire a sostituire le pastiglie, cosa avviene? Tutto il freno, tutto l'olio dei freni che è nel circuito ritorna nella vaschetta. Quindi se noi nel tempo magari ci siamo accorti di avere un livello non basso, andiamo a fare il classico rabocco. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto il rabocco. Quindi una volta che io vado a portare a zero il pistoncino, l'olio torna indietro, e cosa succede? Che la vaschetta non contiene l'olio in più che noi abbiamo fatto il rabocco, quindi fuoriesce, e sappiate che l'olio dei freni è un chimico, ecco, lo chiamiamo un chimico, che non fa bene alla nostra vernice né alle parti meccaniche della nostra vettura. Quindi se l'olio dei freni finisce sulla vernice, dovete essere veramente veloci nel toglierlo, sciacquarlo, perché porta a delle brutte esperienze, non porta delle gran belle cose. Non è che diciamo vabbè, un goccino d'olio, no, l'olio dei freni è particolare perché lavora sulla nostra vernice e dà anche problemi proprio sull'amierato.
Quindi apriamo la nostra vaschetta, portiamo in letto i nostri pistoncini. Ci sono due, di norma io vi parlo di una pinza fermata da due bulloni, di norma sono da 17 o da 15 o da 17, dipende dalla vettura, in cui noi, una volta che abbiamo portato indietro il pistoncino, vediamo che le pastiglie sono libere, dice libere, dal disco si smontano i due bulloni che sono all'interno della nostra vettura attaccati, che attaccano praticamente la pinza dei freni al mozzo, e possiamo levarli, e a questo punto abbiamo in mano anche le nostre classiche pastiglie consumate, usurate. Poi ovviamente bisogna andare a smontare i dischi. Questo dovete procurarvi anche un martello di gomma, ma non di ferro, di gomma. Di norma, per smontare il nostro disco, abbiamo in alcune vetture due bulloni da o da 10 o in alcuni casi anche da 13, poi su alcune vetture hanno delle misure sfalsate, perché se vi viaggio su 10-13 pollici e alcuni hanno da 11, beh, comunque bisogna andare via queste due bulloni che tengono fermo il disco al mozzo, e vedrete che in molti casi, da parte mia, il 95% si fa solo fatica, perché nel tempo sia lo stato il consumo del ferrodo, sia gli agenti atmosferici, quindi faremo un po' di fatica a sostituire i dischi, perché c'è proprio questa parte, come dicevo nella chiamiamola puntata precedente, già la gomma sulla parte del mozzo fa fatica, faremo fatica anche a tirar giù dal mozzo il nostro disco. Vabbè, con relativa calma, picchiettando un po' verso l'interno, un po' verso l'esterno, usando, se volete, ma se si può evitare, dei chimici di sblocco, il classico Svitol oppure spray che fanno lavoro su questo tipo, fate sempre attenzione a non innanzitutto inalare i gas che vengono fatti, procurandovi sempre degli straccetti in modo tale che l'olio in più non vada su parti della vettura. Diciamo che abbiamo tolto il nostro disco. Qua cosa fare? Innanzitutto è pulire quella parte dove aveva il disco, in modo tale che quando andremo a rimontare tutto il gruppo frenante non ci siano più problemi. Una volta pulito, andiamo a scartare i nostri dischi, diciamo che abbiamo acquistato dal nostro ricambista di fiducia, e qui vengono montati. No, bisogna prima pulirlo il disco, perché la casa costruttrice dei dischi applicano del materiale che nel tempo il nostro disco non arrugginisca, non prenda polveri, quindi bisogna lavarlo con della classica benzina. Evitate l'acqua, perché porta già subito un assorbimento da parte del materiale a acqua, quindi a corpi esterni che fanno arrugginire, macchiare. Usate della benzina, procuratevi della benzina, asciugatelo bene e poi avviene tutto, possiamo rimontarlo. Evitate di mettere grasso sui bulloni, usate sempre la casa costruttrice dei dischi, da sempre la bulloneria nuova, e vedete che in tutti i casi questo dovete controllare, è che la casa costruttrice dei dischi vi dà dei bulloni che vedete sulla filettatura, c'è di norma una pasta, quella è una pasta che evita praticamente che nel tempo le vibrazioni, sollecitazioni evitino
che il nostro bullone si smolli, come viene detto in gergo, si smolli. Quindi usate la bulloneria in dotazione, la bulloneria nuova in dotazione. Poi cosa fare? Bisogna montare, una volta che abbiamo montato e assicurato che il nostro disco è montato correttamente al mozzo, possiamo andare a montare le nostre pastiglie. Io consiglio sempre, anche qui, pastiglie, casa costruttrice, nuove mollette, quel gergo, in gergo si chiamano mollette quelli, dovete sostituirle, non che molti con il cacciavite le allargano per tagli, no, una volta che sostituisco le pastiglie vanno sostituite anche le classiche mollette. Per di più, abbiamo in mano la nostra pinza dei freni, è giusto pulire dove? Alla base dove vanno montate le nostre pastiglie, quindi anche qui una buona pulizia, farete sempre meno fatica nel montaggio, anche la parte dove c'è il nostro, la parte dove va serrato il bullone, anche lì è giusto una volta smontato pulirlo. Sono tutte diciamo cure che danno solo beneficio al montaggio del nostro gruppo. Cosa dire ancora? Una volta che dobbiamo montare le pastiglie, io vi do un consiglio di smussare gli angoli della nostra pasta, si chiama pasta frenante, perché evitate che nei primi momenti, nelle frenate, si udiscono rumori strani, quei rumori fastidiosi, ecco. Se noi andiamo a smussare la parte alta, alta e bassa della pastiglia, non i laterali, alta e bassa, con una semplice carta vetrata, smussarle via, dargli una piccola angolazione, ne godrete nel tempo, ok? Anche qui, pulito il nostro disco, ecco una cosa che ho dimenticato, una volta che abbiamo pulito il disco da questa materiale che mette la casa costruttrice, evitare che il disco nel tempo si rovini, diciamo così, con una carta vetrata leggera leggera passatela sul disco, agevola il rapporto disco pasta frenante, ok? Quando avete montato il disco, passateli della carta vetrata pasta fina, però pasta fina, non dobbiamo fare dei solchi, dobbiamo solo aiutare la pastiglia a adattarsi al meglio ai nuovi dischi, ok? Una volta montate le nostre pastiglie, abbiamo pulito le nostre sedi, rimontiamo il tutto. Anche qui usate la bulloneria che viene data in dotazione nuova, perché anche su questa parte i due bulloni che vi è dato dalla casa costruttrice dei freni hanno questa particolare in pasta attaccata sulla filettatura dei nostri bulloni, che evita nel tempo, come detto per i dischi, qui equivale per la pinza dei freni, che nel tempo si allentino. Ricordiamoci, che è cosa parte fondamentale, una volta che abbiamo sostituito dischi e pastiglie della nostra vettura, di non in gergo si dice pompare il freno, in modo tale che il nostro liquido, il nostro olio dei freni ritorni nel circuito. Controlliamo il serbatoio, che il livello sia giusto, e un piccolo consiglio: per adattare subito i dischi alle pastiglie, fate dei piccoli, io chiamo piccoli movimenti di vettura, cioè ingranate la prima, andate avanti ma piano, piccolo leggero tocco sul freno, poi mettete la retro, altro anche qui muovete la macchina, piccolo tocco sui freni, lo fate 2-3 volte aumentando i metri, in modo tale che si adatti subito
la pastiglia al disco. Evitate nei primi chilometraggi di fare frenate brusche, dove è possibile ovviamente, dove è possibile, quindi cerchiamo di guidare con parsimonia e adattare al meglio i dischi con le nostre pastiglie. Va bene, se stiamo parlando da 22 minuti, abbiamo solo parlato di un disco e di una pastiglia. Va bene, dai, chiedo di, dai, terminiamo qui. Ci risentiamo alla prossima puntata. E come io dico sempre, per qualsiasi domanda, noi ci siamo. Per qualsiasi delucidazione, per qualsiasi consiglio, ricordatevi sempre che siamo con voi. Tutto qui, come dico di solito, tutto qui, sia da parte mia che da tutto il gruppo dei ragazzi di Radio Carlo, vi auguriamo una buona giornata. I can see so much pain. Radio Carro, la radio su ruote, sempre in movimento.